E bentrovati alla seconda parte di Prima di tutto. Come anticipato in apertura questa mattina, è con noi il professor Elso Simone Serpentini, già Buongiorno, docente di buongiorno. storia. Ringrazio per aver accettato il nostro invito. Scrittore, saggista, autore, e oggi con noi in occasione della presentazione dell'ultima fatica editoriale, la possiamo chiamare così, che da Sì. tanti anni che se ne occupa. Il libro Storia della Massoneria in Abruzzo, un documento storico il libro, quindi è anche lei, devo dire oggi, che ce ne parla. Già autore di diverse pubblicazioni, lo ricordiamo, di Storia Patria, ora un libro a quattro mani scritto con Loris Di Giovanni. Cosa vi ha spinto a condividere questa esperienza editoriale? Ma intanto lavoravamo insieme su questa materia già da lungo tempo. Poi Loris Di Giovanni ha conseguito una delle due lauree proprio facendo una tesi sulla massoneria in Abruzzo. Quindi quando ci incontrammo e ci scoprimmo anche per altri lavori, come il mio precedente lavoro sulla biografia di Enrico Sappia, abbiamo collaborato e abbiamo ricercato insieme, ci siamo scambiati i documenti, abbiamo passato tante ore insieme all'Archivio di Stato di Pescara, alla Biblioteca Delfico di Teramo. E io mi occupavo della materia da tanto tempo, dagli anni 90 addirittura, e in una serie di trasmissioni a Verde TV stavo allora, facemmo anche delle visite guidate alla massoneria teramana, mi ricordo due puntate di quasi 2 ore ciascuna. E finalmente nel 2013 questo lavoro si concluse con All'Oriente di Teramo, sottotitolo La massoneria teramana tra storia e cronaca, che uscì nel 2013. Pochi mesi dopo ci fu una seconda edizione aggiornata, perché era esaurita la prima, quindi ci fu un buon successo editoriale, e uscì nel 2014, mi pare, la seconda. Adesso invece questo libro è sulla massoneria in tutta la regione, quindi con uno sguardo gettato anche sulle altre province abruzzesi, Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila, quindi tutte e quattro le province. Ed è un lavoro complesso che giunge al termine di una lunga serie di ricerche. Quali sono gli aspetti più importanti trattati nel libro? Ma c'è un panorama molto complesso e molto completo. Da tempo si avvertiva l'esigenza di una ricostruzione organica della vita della fratellanza, così la chiamano, abruzzese. C'erano stati vari lavori settoriali su questo, su quello, su questo periodo, su quell'altro periodo, pubblicazioni, articoli su riviste, ma mancava una trattazione completa, organica, che andasse nell'arco di secoli, perché l'inizio lo si fa partire insomma dal 1750 all'incirca, da quell'epoca cominciano ad esserci dei documenti. E quindi nel libro si va dal 1750, la cosiddetta rinascenza teramana della seconda parte del Settecento, fino alla ripresa dell'attività massonica subito dopo la guerra. Quindi è un arco molto ampio, temporale. L'interesse quindi per la massoneria, mi pare di capire, arriva dai vuoti storici che ci sono sull'argomento. Sì, è successo questo e succede ancora questo, che sui libri di storia, sia sui manuali che si studiano a scuola, sia sui libri di storia di storici autentici, accreditati, accademici, si fa pochissima menzione della massoneria, come se non esistesse. Mentre invece ci sono stati dei fatti cruciali, importantissimi, snodi della storia, nei quali il ruolo della massoneria come istituzione o di singoli massoni è stato determinante. Basta fare pochissimi esempi. L'entrata in guerra nella prima guerra mondiale dell'Italia, che fu orientata, anche se con una divisione interna, dalla massoneria. Si dice che persino la prima guerra mondiale sia stata sul piano europeo innescata dalla massoneria. L'unità d'Italia, ancor prima,
nel 1861, era maturata nell'ambito degli ideali di molti massoni, se non della massoneria in quanto tale. Si pensi ad un altro snodo importante, la presenza massiccia di massoni nell'ambito del Gran Consiglio che determinò la caduta di Mussolini. Quindi ci sono stati dei periodi storici in cui la massoneria è stata di un'importanza storica fondamentale, eppure tutto questo sui libri di storia non c'è. Se ne sono occupati di questo alcuni storici della massoneria, che vengono però considerati importanti sì, seri sì, ma di genere, cioè studiosi di genere, Alessandro Aldo Mola per esempio, Fulvio Conti, molti altri storici hanno studiato la massoneria e l'hanno raccontata, ma sono stati considerati, ecco, di genere, di nicchia. E a noi è sembrato opportuno raccontare la massoneria abruzzese e abbiamo raggiunto quasi un primato, perché libri di storia di massoneria regionale ce ne sono pochi. Dai conteggi, insomma, dai calcoli che abbiamo fatto, penso che soltanto in altre 3 o 4 regioni sono stati scritti libri di storia regionale della massoneria. Quindi quella abruzzese, massimo che va, arriva quarta o quinta in classifica come ordine di tempo. Tutto questo che ha detto, secondo lei perché? Perché è accaduto? Perché accade? Perché questi vuoti storici? Siccome è complicato ricostruire la storia della massoneria trattandosi di una istituzione, se non segreta, quantomeno riservata, la cui attività è occulta, o occultata, o, ripeto, riservata, è difficile accedere ai documenti. Spesso bisogna procedere con metodologie storiche particolari, per cui non tutti riconoscono questa attività massonica. Addirittura alcuni si arrischiano persino a negarla, negano che la massoneria esista. C'è stato persino chi ha raccontato la storia di Teramo senza mai citare il ruolo che a Teramo ha avuto la massoneria, o lo ha fatto persino sul piano regionale o nazionale. E quindi c'è questa tendenza a negare o a non occuparsi di questa attività, che invece è molto importante e fa capire molte cose. Mi permetta, oggi il sostantivo massone resta qualcosa di oscuro per tutti. Qual è la differenza tra massoneria deviata e massoneria convenzionale, che poi è quella di cui ha parlato lei? C'è chi ritiene che questa distinzione non si debba fare, che non esista una massoneria deviata, perché la massoneria è sempre negativa e perniciosa. C'è chi ovviamente ritiene che invece la massoneria sia benefica quasi sempre, e quindi quando si presenta qualcosa di poco chiaro, di oscuro o addirittura di controlegge, parla di massoneria deviata. È un po' come quando la sinistra ha parlato di compagni che sbagliano, no? Quindi ci sono dei massoni che sbagliano secondo la massoneria come istituzione. In realtà tutto questo si basa su un equivoco fondamentale, sul fatto cioè che molta dell'attività, quasi tutta l'attività culturale, intellettuale, storica, persino politica della massoneria rimane riservata. Non si conoscono i piedi lista, cioè gli elenchi degli affiliati, che non si conoscono. C'è chi nega di essere massone, c'è che persino chi dà querela quando gli dai del massone. Io la settimana scorsa sono stato assolto da una querela che un massone di Cuneo mi ha dato per aver scritto e detto che era massone, quindi come se gli avessi dato del ladro o che so. E quindi purtroppo la massoneria paga questo fatto di aver tenuto e di continuare a tenere riservata la propria attività, i propri scritti, anche quando sceglie, come l'attuale gran maestro ha scelto, una via diversa, cioè quella di mostrarsi e di darsi visibilità. Nessuno, per esempio, disconosce il fatto che ai primi di aprile si fa, come ogni anno, una grande tornata, un grande incontro a Rimini. Per 3 giorni la massoneria italiana
si incontra e fa il suo pubblico dibattito. C'è persino una web televisione del Grande Oriente d'Italia, quindi la massoneria ha scelto spesso di rendersi visibile, però questa visibilità è parziale, non è totale, rimane qualcosa di riservato e questo consente a chi considera la massoneria come cosa negativa di continuare il proprio attacco. Noi abbiamo fatto solo un lavoro storico, cioè sulla base di documenti, dei documenti che abbiamo potuto avere e che sono presenti nella seconda parte del libro in una ricchissima appendice documentaria, dove i documenti che proponiamo non li abbiamo, se non commentati pochissimo, li abbiamo proposti al lettore così come sono. Secondo lei, in base a tutti questi studi che lei ha fatto da tantissimi anni, esistono quindi le logge deviate? Beh, sì, c'è qualche loggia che si è intricata, si è concatenata con la criminalità organizzata, però io penso che si tratti di una criminalità organizzata che si è servita dello strumento e della tecnica e di alcune caratteristiche della massoneria. Sicuramente c'è qualche aspetto su questo piano. Si è parlato di tanto anche di deviate contro l'umanità ad un certo punto. Ma a parte la deviazione nel senso proprio della criminalità organizzata, sì, c'è anche un altro aspetto che spesso inquieta e ha inquietato, cioè il fatto che ci sia stato un accostamento di una certa massoneria al mondo degli affari, quindi c'è stato un intreccio tra affari, mondo delle banche, mondo dell'impresa, del capitalismo, con una certa parte della massoneria. A questo punto si potrebbe chiedere come si riconoscono quelle deviate da quelle invece... Già non è facile fare la storia della massoneria che resta sul piano della libera discussione e dell'Accademia, figuriamoci se è possibile, semmai poi questo compito attiene alla magistratura, insomma è compito della magistratura individuare dove qualcuno o massone o non massone o affiliato alla massoneria o no ha compiuto reati, certo. Non tocca allo storico. Torniamo al libro, quindi il libro che sarà, ricordiamo, presentato mercoledì 3 aprile alle 17 a Teramo, nella Biblioteca Delfico alle ore 17, poi ci sarà un'altra presentazione a Pescara, in quella che chiamano la Sala Favetta, che è una sala molto importante a Pescara, e poi ci sarà il 13 ancora aprile a Bellante, nella sala municipale intestata da Aurelio Saliceti, un massone teramano di Bellante, e poi seguiranno altre presentazioni nelle altre province, Chieti, Pescara e L'Aquila, secondo un calendario che è in via di definizione. Qualche altro aspetto importante trattato nel libro? Allora, diciamo che si seguono le prime mosse della massoneria abruzzese a partire da una loggia che è stata solo di recente studiata e capita e riconosciuta, una loggia militare, perché la massoneria muove intorno al 1750 i primi passi nell'ambito dell'esercito napoletano e quindi ci fu una loggia militare a Gaeta, nella quale erano presenti degli abruzzesi, e nel libro si parte proprio da qui, da questa prima loggia militare. Poi si segue ovviamente quella che fu chiamata la Rinascenza Teramana, cioè un gruppo di intellettuali, di riformatori, di rivoluzionari anche, che facevano capo a Melchiorre Delfico, che stando a Napoli entrarono in contatto con la massoneria europea, che in quel momento stava mandando degli emissari
per diffondere la massoneria nelle varie forme, perché ci sono varie obbedienze, varie forme, è molto variegata ed è anche molto complesso seguire le varie sfaccettature. Quando tornarono a Teramo questi intellettuali, come Melchiorre Delfico ed altri, diedero vita ad una fioritura della massoneria teramana, ad un vero e proprio cenacolo, dal quale scaturì appunto la Rinascenza teramana, perché fu un periodo bellissimo per Teramo, in effetti, bisogna dire. Rifiorirono le scienze, le arti, rifiorì la città, e questo viene molto bene rappresentato nel libro. E poi si passa alle logge castrensi, nel periodo napoleonico, fino ad arrivare poi alle logge del 1800 e poi all'Unità d'Italia, al periodo precedente l'Unità d'Italia, quello in cui la massoneria in parte si separa, in parte si unisce con la carboneria, e poi si passa al rapporto con il fascismo, al post-fascismo e alla rinascita del dopoguerra. Insomma, sono, penso, adesso non ricordo il numero, ma sono 9 capitoli, quindi ciascuno calato nel proprio tempo. Abbiamo detto un libro scritto a quattro mani, sì, insieme a Loris Di Giovanni. Cosa Loris Di Giovanni è un ricercatore che risiede a Pianella, fa l'avvocato a Pescara, è un ricercatore di valore ed è stata un'esperienza molto proficua, molto utile. Tra l'altro è la seconda volta che io lavoravo a quattro mani. La prima esperienza l'avevo fatto nel 2008 scrivendo la biografia di Enrico Sappia, agente segreto di Mazzini, il cospiratore, e in quell'occasione avevo lavorato a quattro mani con uno storico francese, Maurice Moviel, che aveva già scritto in francese un testo su Enrico Sappia, e io avevo conosciuto quando lui in mano era venuto in Italia per ricercare documenti sulla presenza di Enrico Sappia in Abruzzo. Essendo straniero, non di lingua italiana, aveva avuto qualche difficoltà. Io poi ero entrato in contatto con lui e lavorando insieme con lui mi ero scatenato come un cane da tartufo ed ero riuscito a trovare documenti che a lui erano sfuggiti, sia presso la biblioteca di Teramo, dove trovai una trentina di lettere di Enrico Sappia, autografe, e sia alla biblioteca di Pescara, sia sulle bancarelle d'Abruzzo, perché lui era stato ospite a Pianella del marchese Gesualdo De Felici, e siccome la famiglia De Felici è andata in rovina, a mano aveva venduto tutto, anche le sue carte, ma non era, tutto quello che era stato venduto si era disperso, perché non era stato comprato da uno stesso compratore. Per cui sulle bancarelle ogni tanto degli antiquari, no? Quelle sì, bancarelle sì, di antiquariato, si trovava una carta, un pezzo, una cosa, e quindi è stato complicato trovare questi documenti. Insomma, mettendo insieme l'esito delle nostre ricerche, scrivemmo quel libro che uscì in italiano nel 2008. Quindi ho provato questa esperienza di lavorare a quattro mani proficua, sia nel primo caso che nel secondo. A me poi ultimamente sono diventato un ricercatore solitario, no? Anche se ho un gruppo di amici che, insomma, con i quali scambio esperienze, ma mi mancava un po' il lavoro di squadra. Avendo fatto televisione pure io, avendo lavorato nei giornali, mi è sempre piaciuto lavorare di squadra. Teleteramo, non di squadra di compasso, lavorare di squadra, insomma, varie cose, quindi il lavoro di squadra mi mancava. Ora, due persone non fanno una squadra, ma quasi. Perché leggere il libro? Allora, il libro va letto per sapere cose che su altri libri di storia non si leggono. Perché questi nomi, a volte citati nel libro, vengono
citati anche nei libri di storia, ma non si dice che sono massoni e non si spiega in che cosa sia consistita la loro partecipazione alla massoneria e da che cosa e verso che cosa siano stati mossi dal fatto di appartenere alla massoneria. Quindi si leggono cose nuove. E poi suggerisco anche una particolarità. Ti ho detto poco fa che i piedilista è difficile averli, cioè intendendo per piedilista, per chi non lo sa, l'elenco degli affiliati, sì, cioè gli elenchi di chi appartiene alla massoneria. Beh, noi sul libro mettiamo molti piedilista, ah, cioè molti elenchi di molti nomi certificati come appartenenti, o meglio come appartenuti, perché essendo la loro storia che sono tutti morti, però appartenuti alla massoneria. Ed è molto importante, perché tra l'altro una caratteristica della massoneria è il fatto che di solito il massone ha avuto un padre o un nonno massone, perché l'appartenenza alla massoneria non si eredita, però quasi, sono le famiglie che trasmettono gli ideali massonici anche agli eredi, per cui si ritrovano nomi e cognomi quasi identici a personaggi viventi di oggi, perché magari sono i nonni o i padri di persone che vivono oggi. E che non so dire, né saprei dire, né potrei dire se lo sapessi, che sono massoni, però lo sono stati i loro nonni e i loro padri, è molto facile, è molto probabile che lo siano anche e forse loro. Neanche si potrebbe chiedere ai diretti interessati. No, anche perché se glielo chiedi ti dicono di no, e quindi direbbero di no, negherebbero. Forse qualcuno darebbe pure querela, anche se non gli stai dando del ladro, ma semmai del massone, quindi non è che lo stai proprio, no? Ebbene, e un'ultima domanda, hai in previsione un altro libro? Ci sta già pensando, ci penserà più o meno l'argomento? Allora, qui adesso faccio fatica a svelare i segreti del mestiere. Però su questo libro abbiamo puntato molto, nel senso che, lo hai detto tu stesso, dopo 20-30 anni di ricerca, sì, insomma... Qui possiamo proprio parlare di fatica editoriale. Sì, dà soddisfazione vedere, insomma, e poi quando tu hai inseguito un documento per anni, per decenni, sai che c'è, però non te lo danno e non lo trovi. E poi alla fine lo trovi e decidi di pubblicarlo su un libro e di metterlo, smentendo qualche volta ciò che è stato detto da qualche altro storico, perché tu lo smentisci. Magari qualcuno ha negato l'appartenenza alla massoneria di un personaggio storico di rilievo e tu gliela dimostri e gli pubblichi il documento che lo dimostra. Beh, insomma, una certa soddisfazione allo storico la dà. Certo. Però ci sono altri testi sui quali sto lavorando che dovrebbero completare un po' il percorso che mi sono dato nel passato. Tu sai che ho pubblicato un libro, sì, anzi quattro libri dedicati all'arte teramana. Nel primo solo il piccone, come abbiamo abbattuto il teatro comunale di Teramo, come fu abbattuto, perché lo abbiamo abbattuto tutti, non fu soltanto il sindaco, furono tutti, no? Ed è stato un omicidio, è stato un dramma aver abbattuto quel teatro comunale con la scusa che c'erano i sorci e che erano cadenti. Perché Teramo avviene sempre così: si lascia deperire un bene pubblico, poi dopo che l'ho lasciato deperire dice ma è cadente, ma lo abbattiamo. Potremmo fare tanti altri esempi, evitiamo. E ci facciamo un parcheggio come lo vogliono fare quegli sciagurati che hanno pensato di fare un parcheggio in quello spazio verde che c'è accanto all'archivio di Stato, dove io vado sempre, che è l'ex carcere Sant'Agostino. Ripensateci, sciagurati, sciagurati, non fateci un parcheggio là, vi maledirò a vita se ci fate un parcheggio là. Quello deve essere uno spazio pubblico, libero, per eventi estivi, teatrali, belle serate d'estate. Lo chiamiamo il giardino di Epicuro e là ci facciamo mostre, letture, incontri, concerti, uno spazio pubblico estivo nel cuore della città, non che ci mettiamo le macchine. E già ci abbiamo tanti parcheggi, abbiamo rovinato Piazza Dante, abbiamo rovinato tante altre cose. Allora,
chiudo la parentesi, scuso per l'immettere. Ha fatto benissimo la sua opinione, anzi la faremo ascoltare magari al primo cittadino. No, ripensate, cioè, veramente li maledico. Questa è una proposta. Mi incatenerò a quel luogo per evitare che ci facciano un parcheggio. Ma siete matti, mettere un parcheggio ancora dentro il cuore di Teramo. Ma andate via. Chi l'ha pensato dovrebbe essere espulso dalla città. Propongo l'espulsione dalla città di chi ha pensato questa scelleratezza. Allora, ti dicevo, poi ho scritto la storia del teatro lirico a Teramo, la storia del teatro di prosa, la storia del cinema, e poi ho cominciato un filone che era quello della guerra civile, gli anni in cui gli italiani si sono combattuti tra di loro per aver fatto scelte diverse e li ho seguiti nelle vicende teramane. Poi ho scritto l'anno scorso Tempo Nuovo, è uscito Tempo Nuovo, la storia del fascismo repubblicano, una storia anche quella non scritta, e entro l'anno vedrà la luce il terzo libro di questa triade che, lo dico, va a Teramo post-fascista, cioè gli anni del dopo, del post-fascismo, cioè il periodo che va dal giugno 1944 al giugno 1946, l'anno delle epurazioni dei fascisti. Infatti il sottotitolo sarà Dalle epurazioni alla Costituente. La ringrazio per avercelo, e poi per avercelo detto. E poi un'altra primizia, sto lavorando sull'opera omnia del più grande poeta dialettale abruzzese, Luigi Brigiotti. Pubblicherò tutte le sue poesie in edizione critica, e siccome sono tante, alcune delle quali quasi inedite e sicuramente non conosciute, ci sarà bisogno di due volumi. La ringrazio, io sono onorata e incantata per averla avuta ospite qui con noi oggi, quindi tornerà sicuramente presto per intanto raccontarci anche magari le soddisfazioni che avrà dalla pubblicazione, poi dalla presentazione ufficiale del libro, che ricordiamo per mercoledì 3 aprile. Mercoledì 3 aprile nella corte interna della Biblioteca Provinciale di Teramo. Dovremmo essere brevi, succinti e compendiosi perché, e puntuali, perché poi il personale alle 6, 6 e mezzo se ne va, per cui ci chiudono o dentro o fuori. Va bene, dentro non sarebbe neanche una disgrazia. Faremmo i topi di biblioteca. Certo. E poi avremo Pescara il 6 aprile nella sala Favette, poi Bellante il 13 aprile nella sala Saliceti e poi altre presentazioni a seguire. Io ti ringrazio per avermi dato la possibilità di spiegare. Sono, e di dire, ripeto, onorata e incantata dei racconti e onorata per averla avuta qui. Grazie da parte anche di tutta la redazione. L'appuntamento con Prima di tutto torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per essere stati con noi.